Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sulla parte. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, celebriamo la messa in onore del Santo Nome di Maria, che grazie a San Giovanni Paolo II è tornata ad essere memoria facoltativa nel calendario romano, così come era prima della riforma, dove Paolo VI ha fatto questa messa che stiamo celebrando sul messaggio della Beata Vergine Maria, ma l'aveva tolta come memoria, e San Giovanni Paolo II l'ha fatta tornare come memoria facoltativa. Penso che, non so se voi di Sermoneta sapete la storia di questa festa, penso di farla bisogna conoscerla, perché non è molto dissimile da quella della Madonna delle Vittorie, perché non c'è stata soltanto la battaglia di Lepanto attorno al 1571, ma c'è stata anche la battaglia di Vienna, un secolo più in là, l'11 e il 12 settembre del 1683. Voi sapete che la data dell'11 settembre, che è una data drammatica, come tutti sappiamo, quasi certamente non è stata scelta a caso, era vendetta. Perché nel 11 e 12 settembre del 1683, pensate all'esercito dell'impero, Sacro Romano Impero, quello che rimaneva in 30.000 uomini, fermarono, dopo 3 mesi di assedio, a Vienna, l'impero ottomano composto da 300.000 soldati, grazie all'aiuto di Giovanni e di San Marco Daviano e soprattutto all'intercessione della Madonna. È un'impresa epica, storica, capite? E la festa di oggi commemora questo evento, perché poi il Papa Innocenzo XI l'aveva spostata, e però sempre per commemorare questo fatto, la domenica fu l'ottava della Natività, e invece San Pio X la rimise il 12 settembre, e qui è sempre rimasta fino ad oggi. Il Santo Nome di Maria, perché la festa del Nome di Maria? La Vergine si chiamava Maria. Questo nome è a fianco a quello di Gesù, solo pensarlo, solo nominarlo con amore, mette in fuga tutto l'inferno. Se voi vi leggete i libri degli esorcisti, io quando studiavo l'ho letti tanti, voi vedete che il diavolo alla Madonna non la chiama mai per nome, neanche a Gesù. Il nome proprio di Gesù e di Maria non li pronuncia. O comincia a dire quello, o comincia a dire quella. Qualche volta quando il Signore lo costringe alla Madonna la chiama l'Alta Dama, d'accordo? Ma il nome quasi mai viene costretto, rarissimissimissimissime volte lo dice con grandissima fatica, perché soltanto pronunciare quei nomi mette in fuga tutto quanto l'inferno. Capite? Perché si tratta di Gesù che è il nostro Signore, della Madonna, che è la creatura più santa, più pura della razza umana, colei che è stata l'artefice volontaria e cooperante, come abbiamo sentito nel Vangelo, dell'Incarnazione, e la grande collaboratrice di Gesù nell'opera della nostra redenzione, colei che ha il diavolo sotto i piedi. Quindi poi tra l'altro il nome di Maria, sapete che come tutti quanti i nomi ebraici, ha almeno 3 etimologie possibili, tutte e 3 vere, a seconda di come si, adesso è un po' difficile spiegarlo dal computer, a seconda di come si leggono i radicali, sapete che in ebraico, in aramaico, esistono le consonanti, ma non esistono le vocali, quindi a seconda di una serie di cose, insomma, una stessa parola può avere significazioni differenti. Allora, Maria ha 3 significati. Quello più diffuso, che ha dato luogo ad un inno molto famoso della Chiesa, è stella del mare, Miriam in ebraico. Sapete che Miriam è il corrispettivo ebraico di Maria, per chi non lo sapesse. Stella del mare, perché? Perché è colei che attraverso il mare, le tempeste del mondo, astro luminoso che ha aperto le porte al sole di Gesù, ci guida verso il porto della salvezza. Adesso sentiremo, concluderò con alcune parole stupende in merito di San Bernardo. Maria significa anche Signora, però con la S maiuscola. Signora, un po' come chiamiamo Gesù Signore, capite? Dominus, si dice in latino Signore, e Domina. Voi sapete perché la Vergine Maria si chiama la Madonna? Lo sapevate? Qualcuno lo sa? Perché Madonna è la forma sincopata di Mea Domina, cioè Mia Signora. Ecco perché state attenti che nell'intercalare, oggi diciamo un'altra, il nome della Madonna non si deve nominare, non si deve dire Madonna mia, un Madonna. Non si dice, non è un peccato mortale, è un peccato veniale. Però non bisogna dire, bisogna sempre una grandissima di
riverenza. Madonna è corrispondente. Perché l'Italia si chiama Donna? Lo sapevamo? Perché Donna è la forma sincopata di Dominus, cioè io non sono il Signore, ma lo rappresento. Quindi con il termine Donna si ricorda che quella persona rappresenta il Signore non solo quando è nell'esercizio delle funzioni sacerdotali, ma sempre, perché un prete è prete 24 ore al giorno, no? Quindi Signore, Mea Domina. E la terza significazione, che è quella più dolorosa, Mariam in aramaico, mare amaro significa letteralmente, cioè mare di amarezza. Questo ci ricorda, ci rimanda già alla festa di sabato prossimo, che è la dolorata, i grandissimi dolori che la Madonna per noi, non per sé, perché lei è innocente, ha dovuto vivere e soffrire, offrire al Signore nella sua vita terrena. Quindi questo nome è benedizione e salvezza. Io concludo citando, lo faccio sempre nella festa, perché in questa festa ci sta una seconda lettura dell'ufficio di lettura di San Bernardo, che è stato uno dei più grandi cantori della Madonna, che è stupenda. Quindi ne leggo uno straccio, perché è fantastica, no? San Bernardo scrive queste cose. O tu, che nelle fluttuazioni di questo mondo ti accorgi di essere sbattuto dalle burrasche e dalle tempeste, piuttosto che di camminare sulla terraferma, non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella, la stella del mare, se non vuoi essere sommerso dalle tempeste. Se si levano i venti delle tentazioni, se ti imbatti negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se sei sballottato dalle onde della superbia, dell'ambizione, della calunnia, della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira è iracondo, o l'amore al denaro, o i piaceri illeciti della carne scuotono la vicenda del tuo cuore, guarda Maria. Sei sconvolto dalla novità dei tuoi peccati, turbato dalla sporcizia della tua coscienza, atterrito dalla paura del giudizio, comincia a precipitare nel baratro della tristezza, nell'abisso della disperazione, pensa a Maria. Solo pensare. Sarebbe l'ideale se si è pensata dalla mattina alla sera. Io pregate perché ci può, un giorno o l'altro ci possa riuscire, insomma. Nei pericoli, nell'angoscia, nei dubbi, pensa a Maria, invoca Maria. Che ella non si allontani mai dalla tua bocca, non si allontani mai dal tuo cuore. E per ottenere il soccorso della sua preghiera, questo è molto importante, segui l'esempio della sua vita. Vivere come Maria. È una canzone che si fa, vogliamo vivere come Maria. Seguendo lei non devierai, pregando lei non ti scoraggerai, pensando a lei non sbaglierai. Se lei ti tiene per mano non cadi, se lei ti protegge non temi, se lei ti fa da guida non ti affatichi, se lei ti è favorevole arrivi al porto. Così in te stesso sperimenterai quanto è giusta questa parola che abbiamo letto nel Vangelo, e il nome di quella Vergine era Maria, il santo nome di Maria, che possa essere sempre nella nostra mente, nel nostro cuore, nei nostri pensieri, nella nostra bocca e soprattutto nella nostra vita attraverso l'imitazione delle sue virtù. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.